Questa mattina siete davanti a Montecitorio, avete portato avanti un gesto estremo, vi siete incatenati. Perché? Ci siamo incatenati perché non possiamo più andare avanti in questa situazione, perché noi rivendichiamo il lavoro e la libertà, perché un conto è una malattia curabile, ce lo dicono i medici che questa malattia è curabile, e un conto è chiudere le attività commerciali e reprimere le libertà costituzionalmente garantite alle persone. Quindi noi rivendichiamo lavoro e libertà, assolutamente noi non neghiamo la malattia, noi diciamo che la malattia si può curare nelle sedi opportune, potenziando le strutture sanitarie ospedaliere, implementando i protocolli e le cure a domicilio, investendo dei soldi nella sanità invece di fare dei tagli. Ma questo non deve coincidere con la chiusura delle attività commerciali e con la privazione delle libertà delle persone. Noi andiamo avanti a oltranza, schiavi ci vogliono e schiavi siamo diventati. Siamo qua fino a quando loro non toglieranno lo stato di emergenza nazionale. Non esiste nessuna emergenza in Italia, esiste una falsa narrativa portata avanti da questi signori qua della politica e diffusa ai media. Una falsa narrativa. Falsa narrativa che parla tutti i giorni di morti, di contagi, di terapie intensive, di tamponi, di mascherine, di fasce colorate. Noi chiediamo immediatamente che venga tolto il coprifuoco nazionale, chiediamo immediatamente la fine della colorazione delle regioni e chiediamo la riapertura immediata, senza restrizioni di fasce orarie e limitazioni di tutte le attività commerciali, indipendentemente dai dati della malattia. Curate la malattia. Ma dovete farci tornare a vivere e a lavorare. Da più di un anno oltre 60 milioni di italiani sono incatenati, seppur fisicamente non vedono le catene, però non poter uscire dopo le 10 di sera, non poter andare dove si vuole, non rispettare quelli che sono i diritti costituzionalmente sanciti è una forma di incatenamento. Quindi oggi dimostriamo quello a cui purtroppo sono sottoposti milioni e milioni di italiani. Noi non siamo qui col piattino in mano, anche perché abbiamo ricevuto promesse su promesse, i cosiddetti ristori, i cosiddetti sussidi, chiamiamoli come vogliamo, non sono mai arrivati, se sono arrivati sono stati veramente una goccia nel mare. Quindi noi da domani, io parlo per il gruppo Green 5, siamo 12 palestre in Italia, apriremo la prima delle nostre palestre a Modena Est e poi chiediamo di ritornare alla vita normale. I decreti che secondo i tribunali sono illegittimi e incostituzionali ci dicono che non possiamo tornare alla normalità, che non possiamo tornare alla nostra vita, ma noi saremo nel nostro posto di lavoro a fare la cosa che ci riesce meglio, lavorare. Colpisce una cosa, siete tutti senza mascherine, è un gesto forte anche questo o perché non credete nell'esistenza del Covid? No, il Covid c'è, esiste, va curato, noi all'interno delle nostre strutture utilizziamo tutti quelli che sono i protocolli che ci sono stati dati dal cosiddetto comitato tecnico scientifico, qua siamo all'aria aperta e quindi all'aria aperta è bello respirare e guardare quello che è la splendida città, la capitale di Roma.